In questo tempo caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, in questo tempo di attesa per l'arrivo del nuovo vescovo, sabato 22 maggio la diocesi di Massa Carrara Pontremoli celebra la veglia di Pentecoste. Alle ore 19, infatti, presso la parrocchia di Maria Santissima Mediatrice ad Avenza, il vescovo Gianni, amministratore apostolico, presiderà la Santa Messa, promossa dalla consulta diocesana delle aggregazioni laicali. È importante, allora, mettersi in un atteggiamento di preghiera e di ascolto di quello che lo Spirito vorrà suggerire alla comunità cristiana. Sono Nicola, ho 29 anni, sono sposato con Giulia da 5 anni e abbiamo 3 figli. Io sono Giulia, ho 33 anni, sono sposata da 5 anni con Nicola e abbiamo 3 figli. Allora, la mia fede l'ho presa sul serio, diciamo casualmente. Quando ho 15 anni sono finito in un campeggio e sono finito appunto in questo campeggio che diciamo le mie intenzioni erano tutt'altro che scoprire la fede. Una mattina un amico, quando eravamo in incontro, fece questa domanda: fa, chi è che di voi la sera va a letto e sente questo grande vuoto, questo buco dentro, come se appunto niente bastasse a riempirlo? Io mi ricordo che ero sdraiato e mi tirai su, lo guardai negli occhi e mi chiesi: ma chi è costui che mi conosce meglio di quanto pensi io? Perché appunto iniziavo, mano a mano che crescevo, a chiedermi cos'è che veramente potesse colmare questo bisogno che sentivo infinito, che tutto quello che facevo non mi bastava. Allora, io ho vissuto fino all'età di 18 anni in Piemonte, ma i miei genitori sono entrambi di Carrara e tutte le estate mi trovavo a passare l'estate qua. Fin dall'età di 9 anni ho iniziato a partecipare a alcuni campeggi organizzati dalla parrocchia di Gesù Bambino, organizzati da mio zio, e sono sempre rimasta colpita dalla bellezza che incontravo partecipando a questi campeggi e dal fatto che, nonostante li facessi con persone che nemmeno conoscevo, riuscivo a essere me stessa come in rare altre occasioni nella vita, fino ad arrivare all'età di 18 anni, quando davanti alla scelta di cosa davvero volevo fare dopo le scuole superiori, mi sono trovata ad accorgermi che la domanda più grande che avevo era un desiderio di bellezza e di felicità che potessero durare nel tempo, perché mi ero un po' come accorta che il rischio è che tutto, anche le cose più belle, potessero passare, che avevo davanti tante persone non contente di quello che avevano. E in quel momento lì, sentendo di non volermi accontentare, mi è tornata in mente la bellezza vissuta in quegli anni di campeggio, che era una delle poche cose che, nonostante i cambiamenti d'età e di desiderio che sembravo avere nel cuore, non mi aveva mai deluso. Questo mi ha portato a decidere di trasferirmi a Carrara per andare a vedere se quella bellezza poteva coinvolgere tutta la mia vita o doveva rimanere solo una parentesi per quella settimana all'anno. Niente, quando iniziai a prendere sul serio tutte la mia vita, quindi tutte le domande che mi urgevano, venne fuori anche questo innamoramento inaspettato per questa ragazza, Giulia. E la cosa che iniziai a avvertire così, in modo strano, è che avvertii subito che era la donna della mia vita. E niente, quindi all'inizio io appunto, essendo appunto 4 anni più grande, è come se me lo fossi tenuto per me questo innamoramento, e pensando appunto che era una cosa così non corrisposta. E determinante fu l'incontro con un professore, il quale appunto, raccontando la propria storia, raccontava appunto che anche lui dovette aspettare la propria donna per anni, come fece Dante con Beatrice, no? Quando appunto iniziò tutto il cammino che Dante raccontò. E niente, determinante fu per me ascoltare un uomo che diceva: io nel tempo che aspettavo
la donna che amavo, volevo diventare l'uomo migliore del mondo, no? Ai suoi occhi. E per diventare l'uomo migliore del mondo dovevo diventare uomo fino in fondo, no? Quindi prendendo tutta la vita e tutta la realtà sul serio. E quindi le domande che urgono, le domande serie della vita. Allora, dopo qualche anno che mi sono trasferita a Carrara, ho incontrato Nicola. Per me quel momento è stato uno dei primi momenti in cui mi sono trovata ad accorgermi che spesso noi abbiamo un'idea in mente di quello per cui siamo fatti, di quello che davvero desideriamo, ma che la realtà ci mette davanti cose diverse e che la difficoltà spesso è la lotta che si crea tra quello che abbiamo in mente noi e quello che davvero c'è. Io avevo 22 anni e Nicola 18, e questo mi ha portato fin da subito di testa a pensare che fosse impossibile questo tipo di storia, nonostante mi accorgessi che io avevo un'attrattiva verso di lui per come guardava la vita, perché mi sembrava più grande di quello che dimostrava. Però il fatto di cedere a questo rapporto qui è stata una scelta molto oltre lui. È stato il fatto di accorgermi che spesso la realtà, per come si mostra, è capace di dirmi cosa davvero desidero più di quanto io pensi di sapere. Quindi durante il fidanzamento, quindi nella prima parte di innamoramento, quando poi piano piano l'amore è iniziato a diventare sempre più serio, pensando al matrimonio, per noi è stato decisivo incontrare delle famiglie che ci hanno fatto vedere la bellezza veramente del sacramento del matrimonio. Perché, nella mia idea, anche un po' per la mia esperienza, il matrimonio non era una cosa così entusiasmante o un modo per dare veramente la vita a Gesù. E invece, incontrando famiglie che nel matrimonio ci hanno fatto vedere che era una possibilità di una vita bella, avventurosa e data proprio a Dio, per me è stato una cosa veramente desiderabile. E per cui abbiamo iniziato a prendere sul serio questa decisione. Abbiamo passato qualche anno di fidanzamento e io, davanti all'idea di sposarsi, mi sono trovata quasi un po' impaurita dall'idea che io e lui da soli non ce l'avremmo fatta a reggere tutto l'urto delle cose che potevano accadere. Ma la cosa grandissima che mi ha portato poi a dire sì è stato l'accorgermi che quel sì a Dio che avevo iniziato a dire negli anni precedenti non mi aveva mai deluso, e che quindi il fatto di dire sì a Nicola nel giorno del matrimonio non era il fatto di essere presuntuosa al punto di dire che io e lui saremmo stati per sempre insieme per le nostre capacità, ma perché era dire sì a Dio che in quel momento ci chiedeva quel sì per proseguire la strada con lui. Anche all'ultimo anno, in cui appunto oltre la pandemia ci sono capitate anche alcune difficoltà, quello che a noi è stato veramente importante è le cose che accadono, anche se all'inizio non coincidono o non possono coincidere con quello che hai in mente, se ti fidi di chi la realtà la abita, possono essere una scoperta e un'avventura per vedere quello che ti è riservato a te. Se dovessi dire una cosa che mi ha sempre colpito e che descrive bene questo anno, è stato il fatto che io ho spesso pensato che perché la vita fosse bella, ciò che accade doveva coincidere con ciò che desideravo. Però un'amica anni fa mi fece come una sfida, no? E mi disse: ti auguro di accorgerti che a volte uno potrà dire la vita è bella e sono felice perché ciò che accade ti dice cosa davvero desideri.